il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione. La garanzia più forte della Costituzione consiste peraltro nella sua applicazione, nel viverla giorno per giorno. Garantire la Costituzione significa garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi in una scuola. Il diritto allo studio in una scuola moderna, in ambienti sicuri, significa garantire il loro diritto al futuro. Significa riconoscere e rendere effettivo il diritto al lavoro. Significa promuovere la cultura diffusa e la ricerca di eccellenza, anche utilizzando nuove tecnologie e superando il divario digitale. Significa amare i nostri tesori ambientali e artistici. Significa ripudiare la guerra e promuovere la pace. Significa garantire i diritti dei malati. Significa che ciascuno concorra con lealtà alle spese della comunità nazionale. Significa che si possa ottenere giustizia in tempi rapidi. Significa fare in modo che le donne non debbano avere paura di violenze e discriminazioni. Significa rimuovere ogni barriera che limiti i diritti delle persone con disabilità. Significa sostenere la famiglia, risorsa della società. Significa garantire l'autonomia e il pluralismo dell'informazione, presidio di democrazia. Significa ricordare la resistenza e il sacrificio di tanti. Ricordare il sacrificio di tanti che 70 anni fa liberarono l'Italia dal nazifascismo. Significa libertà, libertà come pieno sviluppo dei diritti civili, nella sfera sociale come in quella economica, nella sfera personale e affettiva. Garantire la Costituzione significa affermare e diffondere un forte senso di legalità. La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute.
corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile. Divora risorse che potrebbero essere destinate ai cittadini. Impedisce la corretta esplicazione delle regole del mercato. Favorisce le consorterie e penalizza gli onesti e i capaci. L'attuale pontefice Francesco, che ringrazio per i messaggi di auguri che ha voluto inviarmi, Francesco ha usato parole severe contro i corrotti, uomini di buone maniere ma di cattive abitudini. È allarmante la diffusione delle mafie, antiche e nuove, anche in aree geografiche storicamente immuni. Un cancro pervasivo che distrugge speranze, impone giochi e sopraffazioni, calpesta diritti. Dobbiamo incoraggiare l'azione determinata della magistratura e delle forze dell'ordine, che spesso a rischio della vita si battono per contrastare la criminalità organizzata. Bene, cari amici, ed eccoci qua. Allora, iniziamo subito con la nostra trasmissione Don Chisciotte e i mulini a vento, con il vostro Saiuz e l'amico Alfredo Stori in quel di Bologna, che mi sta ascoltando e che è già collegato con noi, mentre facciamo questo piccolo commento. La trasmissione l'ho voluta iniziare appunto con il discorso, una parte del discorso del Presidente della Repubblica, perché ha detto delle cose interessantissime. Le cose interessantissime riguardavano la nostra Costituzione. Alfredo, tu che hai ascoltato, poi ci darai il tuo commento, ci farai sapere, certamente, ci farai sapere esattamente, amici, che cosa vogliamo fare, che cosa vogliamo dire, che cosa veramente vorrebbe fare il suo Presidente della Repubblica, insomma. Esatto. Non lo so, insomma, non è ben visto da una parte dei politici, però sai com'è, io non mi fido molto dei politici. Ok, Alfredo, facci sapere qualcosa, dici la tua, dai, voglio proprio stuzzicarti su questo argomento. Carissimi amici, qua il vostro Don Chisciotte, Alfredo da Bologna, in una Bologna freddissima. Si pensa che giovedì venga a nevicare, speriamo di no. E riprendiamo questa sera i nostri discorsi del martedì e innanzitutto vi ricordo il numero di telefono per quelle buone anime che ci vorrebbero interpellare, insultare, consigliare e via dicendo. Il numero è 0422 16 26 622 e a questo telefono risponderà l'amico Saius per raccogliere tutti i vostri giudizi, consigli, eccetera. Sì, ho ascoltato con attenzione il discorso del Presidente della Repubblica, che confesso non avevo ascoltato in diretta quando è stato fatto, e in linea generale mi è piaciuto perché ha sottolineato punti importantissimi della nostra nazione, dello stato in essere, come dicono gli americani quando fanno il discorso dello stato in essere della nazione. Innanzitutto garantire il futuro, penso che questo sia una cosa fondamentale che racchiude qualsiasi altra cosa, perché una nazione senza un futuro come siamo ora vuol dire chiudere i battenti, licenziare tutti e andare a casa, un pochino come tutte le aziende stanno facendo, che chiudono battente, licenziano tutti e casomai emigrano verso paesi più interessati alle nostre attività commerciali e industriali. Il diritto del lavoro è in questo momento fondamentale, ma non tanto per i vecchietti come siamo io
e il vecchio Saius, ma per i giovani che non hanno lavoro o hanno dei lavori talmente umilianti o a così breve termine che non possono nemmeno pensare ormai a farsi una famiglia, comprarsi una casa, vivere come qualsiasi essere umano del proprio lavoro e delle proprie capacità lavorative. Un'altra cosa importantissima è il divario di base, cioè le differenze così macroscopiche che esistono tra il ricco e il povero. Non parliamo dei deputati e dei senatori, che qua potremmo dire che è una cosa vergognosa, vergognosa, ma anche il divario tra tra lavoratori, tra quelli che hanno un lavoro remunerativo e quelli che invece, come dicevo prima, hanno un lavoro a giorni ormai, come si faceva nel sud con il caporalato, dove venivano reclutati i lavoratori per la giornata. Questa è una cosa importante, gratificante, e che può risolvere la situazione interna, perché, come si sta dicendo, la distruzione della nostra industria, del nostro commercio, non è solamente dovuta a una concorrenza più o meno sleale degli esteri, dei cinesi, dei giapponesi, dei tedeschi e via, o dei paesi dell'est, ma è dovuta alla incapacità, alla non possibilità di spendere. Cioè, quando il cittadino di qualsiasi estrazione sociale non ha potere d'acquisto, cioè non arriva a fine mese o neanche alla metà del mese, vuol dire che i negozi chiudono. Io abito fuori Bologna, poco fuori Bologna, appena 6-7 chilometri, ma sono quasi sempre in centro a Bologna o anche nel mio paese, e non c'è giorno che veda delle nuove saracinesche abbassate, delle nuove locali in vendita o in affitto o cessioni di attività. Questo vuol dire semplicemente che il cittadino medio non ha potere d'acquisto, quindi l'economia va totalmente a rotoli. Vorrei anche lasciare un attimo la parola a Saius. Esattamente, Alfredo, ti stavo ascoltando con vivo e vibrante interesse. Ma lei è veramente gentile, poi passerò a farle l'assegno. Certo, no, perché il discorso del presidente che c'è stato, mi allaccio a quello, perché ho voluto proprio iniziare con questo, col discorso del presidente della Repubblica Mattarella, proprio per questo, perché insomma ha detto delle cose, perché lì parlava che è il garante della Costituzione. Cioè, a me fa ridere tutto questo, perché il garante della Costituzione ha permesso poi al Quirinale che ci fossero, non lo so, se uno o più pregiudicati, condannati in via definitiva. Esatto. E questo insomma mi fa pensare, perché non hanno invitato anche a Totorina, a Salvatore Cutolo, cioè Cutolo o altri. Sì, esatto, non potevano invitare anche questa gente qua. Potevano invitare anche lui, ecco, anche sì, loro. Sì, potevano invitare, una volta invitato uno che è stato condannato, cioè a me vogliono farmi passare sempre per fesso. Io cittadino sono il fesso stupido della situazione, devo così come un idiota imbaccarmi tutto quello che mi si dice. Va bene, ti voglio dare una chance, presidente, signor presidente. Sei il garante, hai detto tante cose interessanti, perché le cose interessanti le ha dette, ma tutti i politici dicono cose interessanti, soprattutto in campagna elettorale.
Oddio, a parte qualche politico. Vabbè, insomma, lasciamo stare qualche politico strano. Ha l'aria nei polmoni. Sì, lasciando stare qui. Però il discorso è che ha detto le cose interessanti, come combattere la mafia, la scuola. Chi più ne ha più ne metta, per l'amore del cielo, l'informazione, caro Alfredo, che certo, la nostra Costituzione, la scuola, ci tiene molto l'informazione, l'educazione sono tutte cose interessantissime che sappiamo benissimo che il solo Presidente della Repubblica non potrà mai fare, perché non è una Repubblica presidenziale la nostra, no? Esatto. Quindi il veto ce l'ha sempre poi alla fine il Primo Ministro con tutto l'entourage. Hai ragione Rosario, però c'è un discorso che come garante, anche se lui non ha il potere costituzionale di fare le cose, ha però il potere di negare certe soluzioni o certi emendamenti che vanno contro questi principi. Ma per l'amor del cielo, lui lo può fare, però il discorso, io vorrei che come Presidente della Repubblica, quando gli si proponesse una cosa del genere, lui si presentasse davanti alle telecamere di tutti gli italiani e sui giornali e dicesse: non ho firmato perché è illegale, perché vogliono fregare, vi vogliono fregare. Che lo facesse, l'avessero fatto con Pertini. Pertini, per esempio, avrebbe fatto scapitare il finimondo, insomma, se una cosa indubbiamente. Io mi aspetto, perché mi aspetto molto da questo Presidente della Repubblica, perché anche se viene dalla Democrazia Cristiana, però viene da una famiglia che bene o male ha portato avanti una lotta contro la mafia, insomma, ha avuto anche un fratello morto, quindi non è che ha sofferto anche lui, insomma, di queste cose, penso, perché come essere umano... Sì, le conosce di prima persona. Benissimo, e quindi mi aspetto veramente che si dia veramente da fare. E signor Presidente Mattarella, una preghiera da parte del Saiuz qui. Insomma, faccia attenzione, faccia avere al Nino Di Matteo, al giudice in prima linea che sta combattendo l'intreccio tra mafia e Stato, faccia avere il Bob Jumper, almeno, insomma, qualche cosa che gli possa essere utile, fare la fine di Borsellino, non fare la fine di Falcone e di tanti altri giudici, insomma, che in prima linea hanno combattuto la mafia. Le chiedo questo, come Presidente della Repubblica, se dovesse fare già questo, secondo me sarebbe una cosa meravigliosa, perché darebbe una risposta alla politica italiana. Anche oggi hanno commissariato un comune in Vivo Valenza per inciuso con la mafia. È una cosa che esiste ormai, cioè, tutti i giorni se ne legge. Altre cose, poi finiamo qua questo discorso, che è comunque molto molto interessante. E che terremo sott'occhio, vero Alfredo? Costantemente. Il problema dei diritti ai malati, quando gli ospedali chiudono o non hanno neanche bende o i medicinali di primo soccorso, e il problema delle donne, che sta diventando un femminicidio non casuale ma addirittura giornaliero, perché non c'è giorno in cui una donna venga uccisa dal marito o violentata o chi ne ha più ne metta. La famiglia, la società, l'autonomia, la libertà e i diritti civili. Però quello che mi fermerei, e se sei d'accordo chiuderei qua il problema. Resta aperto comunque. No, nel nesso del nostro commento il problema resta aperto, e anzi potremmo anche fare su questa radio e futuro nel web video un'analisi di quello che farà il Presidente, per poterla commentare in maniera logicamente molto civile e distaccata. Ecco, quello che dicevo è il discorso della Costituzione. Purtroppo delle bande di malfattori di destra
vogliono a tutti i costi cambiare la Costituzione. La Costituzione non si può cambiare, non si deve cambiare. Ecco, non si deve. Perché noi abbiamo la migliore Costituzione a livello mondiale, dove tutto è analizzato, scritto e compreso. Quindi basterebbe un solo quel documento per poter migliorare lo Stato italiano. È come se a un certo momento volessimo cambiare i 10 comandamenti, ecco, diventerebbe un problema piuttosto grosso. Io finisco qua questo argomento, Rosario, se vuoi aggiungere qualcosa. No, io voglio dire soltanto che, come sai, il Web Network, noi seguiremo tutte le vicende del Quirinale, del Presidente della Repubblica, certo. Perché ci interessa, anche perché Mattarella, fino a questo momento, anche se io non sono democristiano, io un ex democristiano, però non vuol dire niente. Però sai, staremo a vedere, saremo a vedere che cosa faranno. È super partes, super è parte. Qualunque altra cosa. Dovrebbe essere super partes. Non ha più un partito politico da rappresentare. Sì, sì, vabbè, ma queste sono fandonie che ci fanno credere. Sì, sì, siamo d'accordo, ecco. Non fandonie. Invece, un altro argomento che tu volevi parlare, io volevo dire soltanto una cosa, perché c'è un progetto in atto, no? Abbastanza un progetto che mi fa ridere, Alfredo. scusami, ma la risata mi viene... Ci vuole perché... ci sono Salvini e la Meloni che hanno un grande progetto in essere, cioè vogliono fare un partito unico addirittura con Feltri Premier, insomma il loro obiettivo è di arrivare al 20%, insomma vogliono sfidare Renzi ai ballottaggi, insomma. Neanche Craxi arrivò a quel valore lì e si fermò al 10, quindi... Vabbè, insomma, Rosario, sta giocando in grande sta cosa la Lega Nord, no? È abbastanza un obiettivo abbastanza ambizioso, superare il 20% dei consensi, e addirittura loro vogliono arrivare a un voto in più del Movimento 5 Stelle, come se fosse il Movimento 5 Stelle il nemico da battere, insomma il ballottaggio delle prossime elezioni politiche. Se andiamo avanti così, poi il Movimento 5 Stelle chiude battenti abbastanza in fretta. Certo, no, ma tu cosa ne pensi di questa cosa, caro Alfredo? Cosa ne pensi di questa cosa? È interessante. Ma sai, in definitiva potremmo andare io e te dal notaio e fondare un partito domani mattina, non è questo il problema. Il problema è di mantenere quello che si è promesso. Si sa benissimo che tutte le promesse elettorali decadono il giorno stesso delle elezioni. Il deputato eletto fa tabula rasa di quello che ha promesso durante le elezioni. Però io credo che più di partiti di destra, che ce ne sono, Fratelli d'Italia, Berlusconi, che indubbiamente è di destra, il nostro Matteo Renzi, che si è fatto abbindolare ed è diventato praticamente neutro, anzi tendenzialmente di destra, sarebbe necessaria la rifondazione di un partito di vera sinistra, cioè secondo i dettami, non dico di quelli di Berlinguer, ecco, non voglio parlare di Carlo Marx, non voglio parlare di cose antiche, ma le cose antiche sono interessanti, anche perché certo che sono interessanti, hanno detto qual è la via, e che la via nessuno la vuol seguire, insomma tutti vogliono mettere in pratica cose proprie, ma non la vera via, quella che è stata loro indicata, no? Questo sarebbe molto importante, Rosario. Un vero partito di sinistra che non vada a braccetto con la destra, che sia logicamente disponibile a votare con loro provvedimenti
di interesse nazionale, provvedimenti che servono ad avanzare lo Stato sociale, questo indubbiamente, perché quando uno dice, non so, dobbiamo avere più pace, come ha detto il Presidente, e no alle guerre, destra e sinistra si devono uniformare, questo è... Ma come si fanno a uniformare se noi, lui dice che non ci devono essere, noi dobbiamo ripudiare la guerra e poi siamo i maggiori venditori di armi e siamo gli acquirenti degli ultimi aerei che stanno spendendo miliardi e miliardi e miliardi togliendoli alla sanità, alla scuola, alle persone, togliendoli alla società. Insomma, mi vogliono dire, allora, se veramente lui dice voglio essere contro la guerra, straccia tutto quello che hanno fatto questi delinquenti, con queste cose, e cambia tutto, dice, andate, tornate in Parlamento e adesso togliete i contratti per gli aerei e non fate più vendere armi, perché non dobbiamo più diventare la prima nazione che vende armi al mondo, agli altri paesi, e allora sì che io posso crederti. Ma lo farà questo? Non potrà farlo, perché è dietro, c'hanno i partiti, quelli che le ha votate, 665 parlamentari. Cioè, quei parlamentari, se tu hai fatto caso nell'ascolto del discorso, nelle parti più salienti applaudivano più fievolmente, nelle parti più meno interessanti, certo, l'applauso era più forte. Insomma, non me la gioca giusta, non ci credo troppo a queste cose ormai. Ma sai, il problema delle armi, che è un pochino come in America, c'è la lobby delle armi che governa la nazione. È perfetto, io la combatto come combatto la mafia. Scusami una cosa, leggevo mesi fa che in America a un bambino che aveva 10-12 anni gli è stato regalato un mitra tipo quello del Kalashnikov. Cioè, siamo arrivati a questo punto. Infatti in America poi dopo nelle scuole e in casa muoiono come... così, ammassi proprio. È il problema di la società assurda, quella americana. E purtroppo in Estremo Oriente muoiono con le nostre armi. Ed è molto, non dico triste, avvilente, perché noi condanniamo la guerra, ma forniamo le armi. Diciamo, c'è un divario molto grande. Io mi ricordo il film con Alberto Sordi, in cui lui interpretava un venditore di armi nei paesi latinoamericani, che ha la crisi di coscienza e i figli e la moglie gli danno contro perché lui è un venditore di morte, però quando ha deciso di smettere, a un certo momento hanno capito che senza quelle armi loro non potevano fare la bella vita in Italia e nuotare nella ricchezza. Certamente, certamente. È un po' così la questione. Scusami, volevo salutare Simone Stori. Ah! Saluta il vecchio Simone, che ci manda i saluti. Grazie, infatti oggi stasera gli ho telefonato, dico almeno tu fatti vivo anche perché questo Simone Stori, che io non conosco a dire la verità, è un valido odontoiatra specializzato in terapie laser, ed era interessante, e gli avevo anche parlato di portarci qualche trasmissione sulla prevenzione dentale, sulle cure, su tutte queste cose, e speriamo che un giorno o l'altro, dato che so che le ha già fatte per altri emittenti radio, degli spot diciamo di prevenzione, e speriamo che ci mandi o ci porti o venga lui direttamente a parlare. Benissimo. Perfetto, perfetto. Qui ci sarebbe uno scatto, uno stacco musicale, ma no, scusami,
non lo facciamo perché il menù è pieno, perché abbiamo un menù pieno di cose. Ok, volevo dare due notizie volanti prima di iniziare un altro argomento discorso, certo. Allora, Marco Travaglio è il nuovo direttore del Fatto Quotidiano. C'è sul fattoquotidiano.it, ci sta una nota, appunto, che ha comunicato, appunto, la società editoriale Il Fatto, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina di Marco Travaglio come nuovo direttore della testata Il Fatto Quotidiano. Okay. Quindi il giornalista da un anno che è condirettore, no, del giornale, succede a Antonio Padellaro, che è alla guida del giornale dopo 5 anni dalla sua nascita, insomma. L'amministratore delegato, che è Cinzia Monteverdi, insieme ai consiglieri Luca D'Aprile, Peter Gomez, Lucia Calvosa, Laila Pavone e Marco Tarò, e alla presenza del collegio sindacale presieduta da Nicolò Abriani, ha accolto la proposta di nomina di Marco Travaglio presentata da Antonio Padellaro, che con grande forza e spirito propositivo per il futuro resterà in forza al giornale non solo come fondatore ma anche e soprattutto come editorialista. Poi c'è il comunicato del CDR, c'è il comitato di redazione, certo. Lo possiamo leggere se vuoi. È una notizia interessante. Sì. Dice: il comitato di redazione del Fatto Quotidiano saluta con affetto Antonio Padellaro, il quale ha avuto il merito di far nascere un prodotto editoriale originale e innovativo, soprattutto libero, che si è ormai affermato nel panorama della stampa italiana. A Marco Travaglio, giornalista di indubbia qualità che riflette l'identità del giornale, formuliamo i nostri migliori auguri. Siamo certi che, anche forte del lavoro comune di questi anni, consentirà al Fatto, oltre che di preservarne l'autonomia e la libertà, di raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi. Allora facciamo anche noi auguri a Marco Travaglio, perché è subentrato come direttore del Fatto Quotidiano. E gli auguri, insomma, a Padellaro, insomma, che resta comunque come editorialista per il giornale Il Fatto Quotidiano. Ci vuole un rinnovo di cariche. Ma questo Antonio Padellaro, vediamo se la tua memoria è buona, non era decenni fa segretario del Partito Liberale? Non lo so, onestamente non lo so. So che è un giornalista, è stato direttore di qualche altra testata giornalistica. No, beh, parlo proprio a livello politico. Ma a livello politico non te lo so dire. Sono le 22:33. Vi ricordo il numero di telefono 0422 16 26 622. Per chi volesse chiamarci. Per chi volesse chiamarci, oserei dire all'amico Simone, se ci vuole chiamare in via telefonica, ci farebbe molto piacere. Adesso torniamo alla nostra infanzia. Bellissimo, Alfredo. Oh, c'ho notizuole abbastanza divertenti. Vi ricordate quando noi giovani allievi, giovani alunni delle elementari, medie, spero non licei o istituti superiori, non avevamo fatti compiti? Cosa andavamo a dire al nostro professore o maestro? Trovavamo delle scuse incredibili. Il papà aveva versato il caffè sopra il quaderno, il cane lo aveva mangiato, il quaderno, il libro. Puoi abbassare un po' la voce? O tante altre motivazioni veramente incredibili. Ma quella che andava molto di moda era quella la morte della nonna, solamente che si dimenticavano e veniva ripetuta in continuazione questa scusa. Tanto che questi giovani bugiardi avevano stuoli di nonni e nonne a disposizione,
e più di quello che la natura ci ha sempre dato. Questa è un'introduzione che ci consente di parlare sempre dello stesso argomento, però 20-30 anni dopo, quando si lavora, perché il vizio di raccontare balle per non andare a lavorare è rimasto tale e quale. Ah. Sì. Tu che balla hai inventato adesso che sei a casa in malattia? No, non sono in malattia, sono in ferie. Ah, sei in ferie, vedi. Non faccio malattie io. Non fai malattie. No, mi sono fermato a casa per non mischiare i colleghi al lavoro. Esatto. Con l'influenza, preferito restare a casa sì, 2 giorni, 3 giorni. Mi imbottisco di pillola e poi dopo vado tranquillamente. Io ho lavorato 16 anni senza mai stare a casa un giorno perché il lavoro non me lo consentiva. Quindi... Allora, ritorniamo a questo fatto. Oltre Manica è stato fatto un'indagine commissionata dal provider di assistenza sanitaria integrativa britannica, il no profit Benedict Health, che ha condotto su 1000 dipendenti e 1000 capi, cioè 1000 funzionari, le scuse che hanno presentato per poter stare a casa. Sono uscite cose incredibili, perché la fantasia umana è veramente senza fondo. Si è venuto fuori che alcuni hanno avuto delle allucinazioni improvvise, forse avranno visto la Madonna o avranno visto degli alieni. I pantaloni si sono rotti durante l'insidioso tragitto tra la strada e l'ufficio, se no è rimasto il dito incastrato nel rubinetto, o addirittura si è arrivata a dire che la nuova fidanzata è troppo audace e l'ha messo fuori uso. Vedete che veramente non c'è limite. Certamente le scuse maggiori vanno sulla salute, e qui anche qui la fantasia ne fa da padrone, cioè riesce a inventare addirittura. Un impiegato telefonò al suo capo giurando di essere al pronto soccorso con un piolo sulla lingua, addirittura, che poi sapere perché il piolo è arrivato alla lingua nessuno lo può sapere, o se no ritorna la vecchia e sempre valida scusa del parente morto, solo che questi morti, questi parenti, come quando eravamo ragazzi, muoiono un sacco di volte. E quindi c'è anche qua la moltiplicazione dei nonni e degli zii. Poi anche gli animali domestici sono stati presi in mezzo. E non so, il cane aveva paura e non volevo lasciarlo solo, oppure mi è morto il criceto, che giustamente può creare degli scompensi affettivi enormi. E poi ci sono le motivazioni legate al sesso, e mi sono fatto male durante il rapporto, o addirittura mia fidanzata mi ha morso in un punto delicato. Come vedete, le scuse sono incredibili, e certamente questi impiegati, a mio giudizio, dovrebbero essere stati spostati nel marketing. Perché sapendo inventare scuse e motivazioni così impossibili vanno benissimo per questo lavoro. Questa è la prima notizia, diciamo, un po' rilassante dopo il discorso del Presidente e dei nostri commenti. Vado a trovare altre pagine. Prendendo il Fatto Quotidiano, dobbiamo ricordare che ieri
era un giorno importantissimo. Trovo la notizia, perché la notizia è interessante, e anche qua si parla di Marco Travaglio, non l'avevo visto prima, a dire la verità. Scusate amici, ma di qualcosa intanto tu. Ma io appunto volevo riprendere il discorso che avevi fatto, insomma, per tutte le tipi di giustifiche, no? Tra virgolette, per le assenze, perciò per non andare a lavorare, in questo senso. Certo. Cioè, che in fin dei conti restiamo un po' bambini, mi fa capire questo poi alla fine, no? Ah, indubbiamente. Perché andare a trovare scuse del genere e dirle anche da adulti mi sembra di essere, insomma, bambini, non essere persone adulte. O mi sbaglio? Ci sarebbe da ridere più che arrabbiarsi in questi casi. Mi è morto il criceto, quindi non sono venuto a lavorare. È una tragedia. D'altronde, se siamo onesti, il George Clooney, quando gli morì il maialino, in America va molto il maialino da compagnia. Ah, non per farlo fritto. Farlo. Che è un maialino toy, cioè un maialino di proporzioni molto piccole, e rimase disperato, ecco, perché gli era morto il maialino. Ecco, quello che vi volevo dire invece adesso è parlare del giorno della marmotta. Purtroppo l'articolo non riesco a ritrovarlo, come sempre, però ve ne parlo lo stesso. Ieri, il 2 febbraio, in America è stato celebrato, come dal 1850 circa, o che croce, il giorno della marmotta. Ed è un giorno molto importante per gli americani. Tu sai che cos'è il giorno della marmotta? No, so che il popolo americano è un po' strano, quindi lo accetto. Ma si è visto anche in tanti film. Sì, no, per un capitato. Cioè, avrò seguito, sentito, ma sinceramente mi sfugge proprio il giorno della marmotta. In un paese della Virginia che ha un nome impronunciabile per noi. E c'è la marmotta Phil, si chiama, e tutti gli anni, il 2 febbraio, lo vanno a consultare, facendo una grande festa, per vedere cosa come prevederà la primavera, se sta avvenendo, se stiamo entrando nella primavera, o addirittura ci sarà ancora un grande inverno ancora da sopportare. Quest'anno la marmotta è stata un po' pigra ad uscire dal suo albero, e questo indica che non siamo ancora arrivati alla primavera, ma ci saranno ancora alcune settimane, molte settimane di inverno. Infatti stiamo vedendo anche qua in Italia che si sta preparando un febbraio molto freddo. Anche in Italia questo succede, non è logicamente la marmotta, ma è la candelora. Ieri è stata la festa qua in Italia, la festa cattolica della candelora. Candelora, candelora, dall'inverno siamo fora. E la candelora è la festa della luce, cioè quella che dovrebbe annunciare il ritorno. Le giornate si sono allungate e il tempo dovrebbe migliorare. Infatti il 2 febbraio coincide per la Chiesa Cattolica alla presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme, e viene festeggiata con questa festa, così chiamata popolarmente perché vi si benedicono le candele, simbolo della luce per illuminare le genti. Quindi
A questo punto, sia con la candelora sia con la marmotta, ci dobbiamo aspettare ancora giorni freddi. Infatti gli annunci, diciamo, non negano questa cosa. Questa è un'altra notizia. Ecco. Ma scusa, mi togli una curiosità, no? Dimmi. Noi ci potevamo aspettare una cosa del genere, perché so che, insomma, da noi l'inverno è arrivato molto tardi. Altro, cioè, che fino a un mese fa, non dico che faceva caldo, ma insomma, certo. Si stava bene, insomma. Sì, quindi. Un inverno deve pure arrivare da qualche parte, insomma, no? Ah, deve ancora arrivare, altro che. Quindi già qui sono finite le stagioni, non esistono più, insomma, ma almeno l'inverno ce lo lasciate. Non è che amo tantissimo l'inverno, però penso che le stagioni servono a qualche cosa, no? È indispensabile per la natura. È per questo, la neve dico, no? Serve per migliorare la terra, per renderla più soffice, per proteggere i semi, cioè ha un'importanza fondamentale nello sviluppo dell'agricoltura. Certo. Poi il fatto della marmotta, mi sono ricordato che ha fatto vedere per televisione un servizietto, appunto, della marmotta che muzzica il sindaco perché si sbaglia, che dice che faceva caldo. Invece la marmotta gli ha dato un morso, insomma, mi ha fatto capire, guarda, stai sbagliando. In effetti la cosa l'ho visto anch'io, ieri. Ah, l'hai visto? Benissimo, l'avevo giusto. Mi è capitato. Senti, volevo dirti un'altra cosa adesso. Sai che in economia, no? Che Marchionne spreme anche la Chrysler, insomma. Versa la Fiat 1,3 miliardi di dollari, sembra. Addirittura. Sì, dice che Marchionne sta spremendo Chrysler, che versa Fiat 1,3 miliardi di dollari. Cioè, sono in attesa della cassa, appunto, in arrivo da Ferrari, che il gruppo automobilistico assicura l'incasso di un dividendo straordinario da parte di Detroit. L'assegno di 2,25 miliardi in arrivo dalla Ferrari non basta a Sergio Marchionne, dice. Il grande capo della Fiat ha deciso di fare cassa bussando anche alla porta della Chrysler, che martedì 3 febbraio ha versato alla casa madre, la FCA, Fiat Chrysler Automobiles, un dividendo da 1,3 milioni di dollari. Quindi è andata, insomma, in poche parole, dice, sta guadagnando, sembra che stia guadagnando, insomma. Ma la Chrysler è una macchina, è un marchio antico, possiamo dire, ecco. E sono le 22:48. Sì. Ricordo sempre il numero 0422 1626 622. Perfetto, adesso, anche perché hai un altro argomento, Alfredo, perché volevo dire un'altra cosa. Sì, ne ho un altro, se volevi, ne ho altri due o tre, ma dimmi pure, Rosario. No, volevo soltanto dire che se è una cosa che stavo seguendo, no? È il caso di Riccardo Magherini. Insomma, finalmente sono stati rinviati a giudizio 4 carabinieri e 3 soccorritori. E l'accusa per tutti è di omicidio colposo. Dei militari, uno di loro deve rispondere anche di percosso. E i soccorritori erano intervenuti nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014 a Firenze, appunto per bloccare il quarantenne in preda a una crisi da assunzioni da cocaina, si pensa. Comunque, sono tutti... stati rinviati a giudizio. Se speriamo che, se è vero, se questi qua sono diciamo colpevoli, che vengano giudicati tali, perché noi siamo garantisti, cioè, nel senso, fino ai 3 gradi di giudizio non mi dicono che una persona è un delinquente, per me non è un delinquente. Ma figa, non lo dimostri. Può capitare chiunque, quindi, certo. Però se al terzo grado di giudizio, come è successo con Berlusconi, dice che è stato condannato, e quindi è stato condannato. Amen. Chiusa lì. È verissimo. Quindi 22:50, puoi tranquillamente tirare fuori gli argomenti
e ricordo agli amici che oltre 22:50 che sono all'ascolto di Science Web Network del programma Don Chisciotte e i mulini a vento, insomma quattro chiacchiere tra il sottoscritto e Don Chisciotte, l'amico Alfredo. Carissimo io Alfredo, penso... a te la palla in senso calcistica, insomma sportivo. Penso che questo sia l'ultimo argomento che trattiamo, perché ormai mancano 10 minuti alla conclusione della nostra serata del martedì. E, sempre da Fatto Quotidiano, un argomento che è interessante e purtroppo di una realtà che conosciamo ormai tutti: il giornalismo sta morendo. E se vi ricordate i giornalisti di una volta, prendiamo un esempio, Hemingway, che venne in Italia per seguire la Seconda Guerra Mondiale nel Veneto, o i giornalisti, i reporter che passano tutta la notte sulle strade per raccogliere informazioni, sempre in contatto con la polizia per avere quelli di cronaca nera. Se vi ricordate Prima Pagina con Jack Lemmon il giornalista era un uomo che consumava le scarpe per poter raccogliere le proprie informazioni, o addirittura i giornalisti di guerra, vediamo quelli che vanno nei, ma parlo anche di giornalisti e di fotografi di guerra, che vanno nelle zone più pericolose del globo per raccogliere di prima mano le informazioni. Questa realtà purtroppo sta morendo, perché invece di girare il mondo come dei globetrotter, stanno davanti al computer e pescano le informazioni direttamente da internet. Praticamente fanno un giornalismo di seconda mano. Eh sì, perché chi è... c'è qualcuno che deve inserire le notizie in internet. Esattamente, ma sai, le inseriscono direttamente le persone che sono sul luogo e poi i giornalisti le succhiano e le traducono in pagine scritte o in altre pagine internet. Indubbiamente internet è una fonte inesauribile di conoscenza, perché qualsiasi curiosità ho, internet me la riesce a risolvere, a cancellare, a far svanire l'ombra che ci può essere sopra una notizia. Anche i ragazzi dicono questo, però diciamo che il re dell'informazione è Google, mentre i ragazzi più che altro seguono i social network, Facebook, WhatsApp, Shazam, eccetera, e dicono uno con l'altro: fidati, l'ho letto su Facebook. Ma anche i giornalisti utilizzano lo stesso fonte di informazione. Infatti Facebook e Google, non a livello solo italiano, ma il Facebook e il Google a livello mondiale parliamo, è l'unico vero ponte verso la società dell'informazione. Ma come funzionano queste cose? Hanno un loro sistema, hanno un algoritmo, cioè una formula matematica, che qua si parla sempre di algoritmi che non si capisce esattamente che cosa sono. È un algoritmo, una riga di comando che utilizza una formula matematica per effettuare una determinata operazione. Questi algoritmi molto molto sofisticati fanno il gatekeeping, cioè fanno una selezione e la gerarchizzazione delle notizie, che una volta lo facevano solo i giornalisti, ecco. Adesso lo fa una macchina.
E quindi il giornalismo è entrato in crisi, perché non c'è più bisogno di pagare gente che gira, gente che va all'altro capo del mondo, basta che gli mettono davanti un computer e una stampante, loro ma scrivono. Quindi può lavorare da casa tranquillamente. Ma può lavorare da casa, può lavorare in una redazione ultra. Da definitiva basta una linea DSL e un computer, puoi fare il giornalismo home page, cioè il home house, cioè lavori da casa. E quindi cosa succede? Che le redazioni si svuotano, e i nuovi feed, cioè le nuove informazioni, riempiono quello che una volta era il lavoro di redazione, dove tu entravi semplicemente, quando si entrava in una redazione, ti mettevano subito ai necrologi, poi dopo a scrivere, fare la gavetta, insomma. Eh? Dovevi fare la gavetta. Dovevi fare la gavetta, come c'è quel bel film con 10 in amore di un Claire Gable, con Claire Gable. Il giornalista ha poco da ringraziare a Facebook e a Google, anzi, gli ha portato via il lavoro. Addirittura ci sono dei giornali come il Washington Post, che non sono più diretti da giornalisti che hanno fatto gavetta per anni e anni e anni, sono semplicemente degli esperti in informazioni digitali, quindi lontano dalla realtà della notizia, ecco. È una cosa molto triste, perché in definitiva ha ucciso il romanticismo del giornalista, che passa la vita a contattare le persone, a farsi contare delle storie e a riassumere per noi la vita di ogni giorno in tutti i lati del mondo. Il giornalismo sta perdendo la sua sfida con internet, non c'è niente da fare. In definitiva, uno che conosca bene l'inglese o qualche altra lingua esotica può benissimo realizzare una redazione risolvendo tutti i suoi problemi. Resta comunque da saper scrivere poi in italiano. Ah, questo è un altro problema che ne parleremo un'altra volta, perché purtroppo con la declassificazione della scuola anche i laureati non sono in grado di scrivere in italiano. Ci fu anni fa un servizio in cui si parlava di un esame di avvocati per la professione, per entrare nella professione di forense. Questo esame di qualificazione lavorativa prevedeva anche uno scritto che un avvocato dovrebbe essere in grado, dato che in definitiva è una materia letteraria, giuridico-letteraria. La maggior parte delle persone sono di avvocati, di laureati in legge, sono stati bocciati perché non erano in grado di scrivere una relazione, perché hanno una conoscenza estremamente limitata della lingua, imbastardita dai dialetti e dai modi di dire, e quindi che come prodotto praticamente è un prodotto di bassissimo livello.
come si dice in certe vignette anche di Linus, ogni giorno muore un congiuntivo, un congiuntivo, un avverbio, un aggettivo. E quindi, come la lingua anche inglese, si sta impoverendo sempre più. E da un dizionario di 3, 4, 5 mila parole che si dovrebbe avere per avere una lingua e una scrittura corretta, stiamo scendendo ai 1800 parole, 800 o 1000 parole al massimo conosciute e utilizzate. Sono le 23:01, abbiamo sforato. Come abbiamo sforato di un minuto, comunque. Di un minuto. Interessante questa. Questo raccontino che ci ha voluto fare, insomma. Ci ha illuminato su questa storia. Caspita, caspita, e non ho neanche la lampadina. Beh, passiamo ai saluti e così. Certo, io vi saluto e vi aspetto quest'altro martedì, e lascio la parola alla grande Sius per la chiusura finale della nostra trasmissione, che si intitola Don Chisciotte e i mulini a vento che incontriamo tutti i giorni. Certo, certo. Bene, cari amici, allora, se avete trovato interessante, soprattutto se ci state ascoltando non più in diretta, ma tramite la nostra registrazione su YouTube, oppure tramite la replica che mandiamo di questa trasmissione, voi scriveteci, insomma, oppure telefonate, scrivete qui in redazione di Science Web Network, oppure telefonateci al numero che vi ha più volte detto il Don Chisciotte, 0422 16 26 622. Non mancate comunque di farci avere vostre notizie, insomma, se volete darcelo, oppure suggerimenti, non si può mai sapere. Noi siamo aperti a tutti quanti. Con questo è tutto, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Science Web Network e a martedì prossimo.